Aumentano le entrate fiscali in Italia. Secondo i dati del Ministero dell'Economia, nel periodo gennaio-luglio 2022 hanno raggiunto i 288,4 miliardi di euro, con un incremento di 30,3 miliardi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'aumento è stato dell'11,7%. Il dato è fortemente influenzato dalla ripresa economica del 2021, ma anche dagli effetti dell'inflazione e dei decreti che nel biennio 2020-2021 avevano concesso proroghe e sospensioni tributarie. Nel solo mese di luglio, le entrate sono state pari a 45,5 miliardi, in aumento del 3,1% su base annua. Tutte le tipologie di imposta hanno fatto segnare degli incrementi nei primi 7 mesi dell'anno, ma gli aumenti più consistenti hanno riguardato l'IRES, con un più 60,3%. Le entrate legate alla lotta all'evasione hanno fatto segnare più 64,3%, ma il confronto con lo stesso periodo dello scorso anno non è omogeneo. Nel 2021, infatti, le attività di riscossione erano state sospese fino al 31 agosto. Da marzo a luglio 2022 sono stati erogati alle famiglie assegni per oltre 6 miliardi di euro. I pagamenti hanno riguardato complessivamente 8,6 milioni di figli e i richiedenti che hanno ricevuto almeno un assegno sono stati 5,3 milioni. È quanto emerge dall'osservatorio statistico sull'assegno unico universale dell'INPS. L'importo medio mensile per richiedente è pari a 233 euro ed è stato pagato in media per 1,6 figli per ciascun richiedente, mentre l'importo per ciascun figlio è risultato, sempre in media, di 145 euro. Circa il 46% degli assegni pagati per figlio si riferisce a beneficiari appartenenti ai nuclei con ISEE inferiore ai 15.000 euro, con l'erogazione del massimo dell'assegno, mentre più del 20% dei figli appartiene a nuclei familiari che non hanno presentato ISEE e che quindi ricevono l'importo minimo. Nel mese di luglio, la concentrazione di importi più elevati si ha al sud. Il valore massimo pari a 166 euro per ciascun figlio si è registrato in Calabria, mentre gli importi meno consistenti si registrano al centro e al nord. Tappa a Salerno per la presentazione del master di secondo livello sulla digitalizzazione del sistema elettrico per la transizione energetica, promosso da Terna nell'ambito del progetto Tyrrhenian Lab. L'obiettivo è creare nuove professionalità dotate di competenze manageriali, ingegneristiche, informatiche e statistiche nel settore dell'energia, in collaborazione con le università di Palermo, Cagliari e Salerno. Oggi si dimostra che il settore elettrico e il sistema energetico in generale è al centro di quelle che sono le priorità mondiali e europee in particolare. In questo percorso la transizione energetica, quello che porterà a cambiare completamente il mix di produzione dell'energia, sarà un fattore strategico per la trasformazione non soltanto da un punto di vista green, ma soprattutto da un punto di vista della struttura economica del nostro paese, ma anche della nostra capacità di renderci più indipendenti. Il master inizierà a novembre e gli studenti con laurea magistrale in materie tecnico-scientifiche potranno presentare la domanda di ammissione entro il 18 settembre. Terna investirà 100 milioni di euro nei prossimi 5 anni per sviluppare le competenze necessarie a gestire un sistema elettrico in costante evoluzione. Questa è un'iniziativa che penso potrà veramente attrarre molte adesioni, molti interessi dei giovani, perché si sviluppa su un progetto di grandissima dimensione, che difficilmente, tra virgolette, è stato appunto in qualche modo immaginato negli anni scorsi, perché la realizzazione del Tyrrhenian Lab è un'opera colossale, che però si coniuga con un intervento di specializzazione anche molto innovativo, proprio considerando l'evoluzione tecnologica che è avvenuta in questi ultimi rapidissimi anni. Questo è un programma di sviluppo pluriennale, noi faremo 3 edizioni di questo master, ogni anno selezioneremo 15 persone, oltre ad assumere altre persone sul territorio, saranno tutti quanti assunti, hanno tutti quanti una garanzia di assunzione prima di iniziare il percorso di formazione che sarà completamente spesato da Terna e ulteriormente daremo una borsa di studio per permettere a questi ragazzi di affrontare questo percorso faticoso di ulteriore formazione in modo sereno e soprattutto con una prospettiva professionale di eccellenza. L'inflazione continua ad aumentare, mi sembra inarrestabile. Siamo arrivati all'8,9%, a giugno era all'8,6%, l'anno scorso di questi tempi a 2,2%. Bisogna intervenire, sono a rischio circa 90.000 piccole e medie aziende e circa 500.000
posti di lavoro. È necessario un intervento governativo per abbassare le tasse e consentire la sopravvivenza delle aziende e la salvaguardia dei posti di lavoro.